Allora, vediamo un po'. Comunicato di guerra. Comunicato austro-ungarico. Lungo il fronte italiano nessuna azione notevole. Vediamo l'intesa. Inglesi. Abbiamo fatto parecchi prigionieri. Americano. Finora furono contati 5.000 prigionieri. Sono 4 anni ormai che tutti vincono. Tutti fanno prigionieri, ma la guerra non finisce mai. Cronaca di Trieste. Vediamo un po'. Distribuzione dei viveri della prossima settimana. Farina nutritiva per vecchi e bambini, tessera gialla. Carbone di legna, tessera rossa. Distribuzione in Città Vecchia il 9 ottobre. Oggi è il 7. Mario, fra 2 giorni c'è il carbone, eh? Pane. 200 grammi al giorno. Un po' poco. Tessera verde. Mario! Mario! Ma tutto quel pane! Shh. Il mio cortile è piccolo. Con un po' di esercizio vi si possono spendere 10 kg di pane al giorno. Un vero sogno di poeta. Ma dove si trovano, Mario, di questi tempi 10 kg di pane per gli uccellini privi di tessera per giunta? Là! Sbrigatevi! Per oggi non ce n'è altro. Come ti senti stamattina? Come mi sento? Come un vecchio gottoso che deve costringere suo fratello a servirgli il caffè latte. E fosse solo quello. Vorrei sapere abolire la guerra sul piccolo ipocastano nel cortile, la sera, quando i passeri cercano il posto migliore per la notte. Non sarebbe un buon segno per l'avvenire dell'umanità. Scusa, sai, Mario, ma a me questi uccelletti di cui tanto ti preoccupi mi sembrano così privi di espressione. Ma sono loro l'espressione, Giulio. Un'espressione della natura. Qualcosa come un complemento delle cose che giacciono e camminano. Un complemento? Qualcosa che sta al di sopra, come un accento su una parola o un segno musicale. Di sì. Quando li sento cinguettare, penso che prima di piegare la testolina sulla schiena per il sonno, si raccontino le avventure della giornata. E il mattino, con lo stesso cicaleccio vivo e sonoro, si raccontano certamente i sogni della notte. Vivono così, tra le due esperienze, quella della vita reale e quella dei sogni. Ma sono animali che hanno una testa, dove possono annidarsi i pensieri, poi hanno dei colori, degli atteggiamenti. Una debolezza da far compassione. E ali. Ali da destare invidia. Sì, sì, sì. Ma per una volta, Mario, che abbiamo 500 grammi di pane bianco, tu lo vai a dare agli uccellini. Ma non ti preoccupare. Ho trovato il metodo per far durare più a lungo il pane. Ah, sì? E come hai fatto? Appaio nel cortile sempre più spesso e rinnovo nei passeri la diffidenza. Sono animali lenti quando non volano e per eliminare una diffidenza hanno bisogno di lungo tempo. La loro anima... L'anima dei passeri? Perché non gliela vuoi concedere? La loro anima, ti dicevo, è come una bilancetta su un piatto della quale pesa la diffidenza e sull'altro l'appetito. L'appetito cresce sempre, ma se si rinnova la diffidenza non becca. Con un metodo rigido si potrebbe farli morire di fame accanto al pane. Una ben triste esperienza se fatta fino in fondo. Mario, ma io credevo che tu li amassi. Certo che li amo. Ma allora perché vuoi farli morire? Forse sono loro che vorrebbero vedermi morto. E l'uccellino gridò all'uomo: il tuo pane sarebbe saporito solo se tu non ci fossi. Ah, le tue favole. Ma ne scrivi ancora? Le
leggi. Un uomo generoso, regolarmente, per lunghi anni, aveva regalato del pane agli uccelletti e viveva sicuro che l'animo loro fosse pieno di riconoscenza per lui. Non sapeva guardare costui, altrimenti si sarebbe accorto che gli uccelletti lo consideravano un imbecille. Cui per tanti anni avevano saputo rubare il pane senza che a lui fosse riuscito di catturare neppure uno di loro. Che te ne pare? No, no, voglio un giudizio sincero, lo sai che mi piace discutere con te tutto quello che scrivi. Insomma, è carina. Carina? No, no, Mario, è una bella favola, è bellissima, bellissima, figurati. È un po' così. Ma cosa significa un po' così? Un po' triste, forse. A me, Mario, piaceva tanto quell'altra, quella, sai, di quel gigante, ti ricordi? Che era in quella palude e che doveva combattere contro quell'orda di animali piccolissimi. Ma lui era tanto pesante che sprofonda nel fango. Ma che sei matto? Attento a non parlarne a nessuno. E con chi potrei parlarne, Mario? Se non parlo con te... Ma sai, il gigante, la Germania, la palude, la guerra. Se l'imperiale regia polizia viene a sapere che vanno in giro di queste storie, ma lo sai cosa può succedermi? Inchieste, perquisizioni. Chi ha scritto questa favola? Filazzi? Capito, La letteratura è un'attività che può comportare pericoli. Non sarei il primo scrittore finito sul patibolo. Sapete, mio fratello scrive delle favole così e così e ecco di là, magari ingenuamente, lo dicono ad altri. La voce gira e arriva la polizia. Ma chi sono quelli là? Chi ne sono? Il dottore, magari. Vinco. A proposito di Vinco, ma lo sai che è venuto da Duttogliano? Sì, ha portato di tutto, sai, Mario. Uova, sai com'è difficile trovarne, Lugani che in casa hanno ammazzato il maiale. Poi un pollastro grosso così. Vinco dice, qui si mangiano anche gli ossi. E ha ragione. Guarda qui, che ben di Dio. Ecco, e dopo il pollo e le luganiche, Terrano. Questo è un vino che sveglia i morti. Guarda, Mario, che quel contadino ti è affezionato, sai. Anzi, ti ammira proprio. Guarda che rischioso, sai, contrabbandare questa roba giù dal Carso, passando per i posti di blocco. Ma cosa ci fai in questo cesto? Il mio romanzo. Vinco mi ha chiesto un altro libro da far leggere a sua figlia. Sai, quella che studia per maestra. E io gli ho dato il romanzo. Ha detto bellissimo, sai, Mario, e che lo leggeva la mattina, lo leggeva a pranzo e alla sera non si decideva a spegnere il lume. Ho fatto male. No, male. E perché? Solo potevi avvisarmi. Trovare una giovinezza in mezzo alle lugani. E l'avrà mica sporcato, rotto. No, no, no. Anche se fosse, ne abbiamo di copie su in soffitta. L'intera tiratura tutta stappata a mie spese. Qui si corre il rischio che dopo 20 anni sotto il peso ci crolli la casa sulla testa. Almeno così qualcuno si accorgerebbe che il mio romanzo esiste. Ma perché dici questo, Mario? C'è chi se l'accorse invece, come? Il professor Pasini, per esempio, sull'Indipendente. Io mi ricordo anche le parole. Interessante, opera prima di Mario Samigli. Ma non la stampa nazionale. No, no, anche i giornali regnicoli lo segnalarono. Io mi ricordo il Corriere della Sera. Sì, nella rubrica libri ricevuti. E allora? Il tuo difetto, Mario, lasciatelo dire, è che ti butti giù. Sei troppo modesto.
Ma perché hai smesso di scrivere? Come non scrivo? E le favole? Romanzi, dico! Un altro libro come Una giovinezza. Ma perché, Mario, non ti metti a tavolino e lo scrivi? Ma cosa vuoi, Giulio? Il lavoro. Tutto il giorno in ufficio da Brauer. Ma come si fa a scrivere romanzi occupandosi fino all'esaurimento di corrispondenza commerciale e registrazioni? Poi, credimi, qui a Trieste manca il nutrimento. Il nutrimento, Mario? Per un po' ce l'abbiamo. No, no, no. Dicevo dell'aria che si respira in questa città. Comunque, alla figlia di Vinco il libro è piaciuto, e molto anche. E al padre non c'è stato verso di dare mezza corona. Ogni volta dice, faremo, faremo per il signor Samigli. In fondo, Mario, tutta questa grazia di Dio è un successo del libro, o no? Ma cos'è? Ma vuoi rimproverarmi che non ne ho avuti altri? Forse hanno ragione quelli che affermano che la letteratura italiana prospera di più all'estero. Ci voleva uno slavo analfabeta per tramutare il Luganig e Terrano una giovinezza. Bel successo davvero. Io credo, Mario, che se tu lo apprezzassi ti farebbe bene. Ah sì? Ah sì? Peccato che è successo con gli ignoranti, spesso si chiama truffa. Ma qualche volta, Mario, hai un modo di ragionare. Sembri malcontento che qualcuno pensa a noi, che in casa finalmente c'è qualcosa da mangiare. Ho detto questo? Non mi pare. Mario, io sto poco bene. Sono un po' stanco. Mi rimetto a letto, eh. Piano. La scarpa, Mario. Ecco, tu sei a posto. Stamani sono in ritardo per l'ufficio. Hai bisogno d'altro perché io devo andare. Vai, vai, Mario, ora io sto bene, grazie. Stasera poi daremo l'assalto a questi bei rifornimenti. Per quello che posso mangiare io. Farai uno strappo. Magari. Stasera poi, come ogni sera, ti leggerò qualcosa. Il santo di Fogazzaro. Oppure i Malavoglia. E Pirandello? No? Mi avevi promesso di leggermelo. Pirandello? Se ci tieni. Mario? Sì? Torna presto, mi raccomando. Stasera poi mi leggerai quello che vorrai. A me dispiace che tu debba stare sempre qui accampato in cucina. Non ci possiamo permettere di riscaldare tutto l'appartamento. No, no, Mario, io qui sto benissimo, sono al caldo. No, piuttosto tu di là al freddo. E non so la notte come fai a dormire. Dormo benissimo. No, no, io ti sento agitato. Stanotte non so che cosa avevi. Ho udito dei rantoli. Non sembrava neanche la tua voce. Era come se si lamentasse un uomo perseguitato dalla sventura, un infelice. Svegliandomi di notte mi hai fatto paura. Sarà un modo nuovo di russare? No, no, sembravano gridi di dolore, altro che. Mi hai fatto tanta pena che poi non riuscivo più ad addormentarmi. Ma cosa hai sognato? Forse sei tu che sogni. No, no, e non è la prima volta. Sei sempre lo stesso, ti preoccupi di cose. Io devo andare. Allarmi, allarmi, ondeggiano. Eccolo qua, è finita la pace. Non lo vede che sto lavorando? Ma dov'è Mario Samigli? Ecco, mi dica lei se non è un difetto questo, la mancanza di puntualità. Ah, io lo ripeto sempre, quel Mario Samigli è l'orientalismo personificato. Passa attraverso una guerra,
che ha disordinato tutto il resto del mondo senza neanche accorgersene. Sembra persino che si nutra in abbondanza con tutta la fame che c'è in città. Ma... Oh, un momento, Brauer. Se per questo mangio anch'io, eh? Finito io, finiti tutti. Come diceva quello? Dopo di me il diluvio. Se la borsa nera mi strozza, cosa dovrei fare io? Morire di fame? Io compro, pago e magari ci faccio su anche l'affare. Incantare la gente è il mio mestiere. Sa, fare il commesso viaggiatore non è un mestiere da dilettanti e non è roba da poco. Anzi, un buon commesso viaggiatore è la fortuna non solo della sua famiglia e della ditta per la quale lavora, ma persino della nazione dove nacque. Non è così? E riserva grandi soddisfazioni, Brauer. Chieda di me in tutta l'Istria, a Pirano, a Parenzo, a Buie. Lo chieda ai ragazzini per la strada, chi è Enrico Gaia. Ma lo sa lei che una volta un mio corrispondente da Grazia mi ha scritto indirizzando Enrico Gaia a Istria e la lettera fu recapitata? Enrico Gaia a Istria? Sì, signore. E la lettera fu recapitata? Nelle mie mani. No. Anche in Dalmazia mi conoscono tutti. A Spalato, a Sebenico. E giù, fino alle bocche di Cattaro. Sa che cosa dicono i clienti? Quando arriva Rico Gaia, il ritmo della vita si accelera. Dicono così? Sì, perché io non viaggio mai da solo. Ah no? Sempre in compagnia di tre cose. L'appetito, la sete e la voglia di divertirmi. Allarmi, ondeggiano. Lei ha sempre un gran morbino. Anche se mi portassero al patibolo come Guglielmo Oberdan, sa che cosa sarei capace di farmi io? Una bella risata. Chieda un po' in giro dalle mie buche. No, non ho tempo da perdere io. Vede, Brauer, forse questa mia passione per le burle è il residuo di certe mie tendenze artistiche. Lo chieda a Samigli. Anch'io, sai, in gioventù scrivevo poesie, D'Annunzio il mio idolo. Tutto di verde mi voglio vestire, tutto di verde per Santo Giovanni. Oddio, anche lei uno scrittore. Ma per carità, mi si potrebbe vaccinare tutto e poi esaminarmi senza trovare nel mio organismo una sola cellula foggiata per servire ad altro che a fare buoni affari. No, stia sereno, Brauer, in me... Il commesso viaggiatore ha strangolato il poeta. Ah, meno male. Però il burlone è anche lui un artista, sa? Una specie di caricaturista che deve inventare e mentire in modo che il burlato si faccia la caricatura da solo. Un lavoro delicatissimo precede e accompagna la burla. E si capisce allora perché una burla riuscita può restare immortale. Vero è che se ne parla di più, se ne raccontò uno come Shakespeare, però dicesi, Braue, che anche prima di lui si parlasse molto di quella fatta da Iago. Lo so, lei è scettico perché non ha mai visto i risultati. Amico mio, una burla riuscita firmata Rico Gaia può restare immortale. Oggi però Samigli è proprio in ritardo. Che stia male il fratello. Mo. Una bella croce. Un vecchio con la gotta. Io lo dico sempre, sa? I fratelli Samigli sono come lo zoppo che accompagna il cieco. O viceversa. Perché uno non si regge in piedi e l'altro è come se non ci vedesse. Abbacinato. Sembra incredibile. Impossibile, ma il nostro Mario ha ancora l'occhio fisso alla gloria futura. Alla sua età è convinto che da un giorno all'altro riceverà per posta il diploma di grande scrittore per quel suo romanzetto che ha inondato tutti i carretti di libri vecchi di Trieste. In ghetto te lo tirano dietro una giovinezza, sa? Non vogliono neanche un soldo. Ti pagano se te lo porti via. Ma Samigli non ne parla mai. Ma ci pensa sempre. Io non credo, sa, che sia quell'uomo lieto, mite e sorridente che si veda alla luce del giorno. Non si passa impunemente per un sogno di gloria
senza poi rimpiangerlo per sempre. Questo sogno assamigli gli trapela da ogni poro di quella sua pelle tanto facile al rossore. Sì, sì, lui dice a tutti che lo scrive più da anni, ma nessuno gli crede. E basta questo per attribuirgli un consenso generale, una vita alta, più alta di tutto quello che lo circonda. Io posso solo dire che è un ottimo impiegato, scrupoloso, preciso. Insomma, in fin dei conti, una persona esperta in belle lettere è utile anche in un ufficio per la corrispondenza. Se c'è da scrivere una lettera in cui sia necessario far intendere una cosa senza dirla, oppure dirla senza impegnarsi, Savigli è insuperabile. Ah, e poi sa bene il francese. Sì, ma di tedesco non ne capisce nulla. Insomma, si sa che anche il più scalcinato dei letterati è capace di redigere una qualsiasi lettera meglio di chi non si è mai occupato di letteratura. Quando Savigli mi prepara una minuta, capita magari che io la riveda tutta. Sì, cioè voglio dire che io sposti le frasi. Ah, sposta le frasi. Sì, sa, per renderla più efficace, per le persone normali che trafficano. Così, insomma, non cambio una parola, ecco. E siamo ormai due organi della stessa macchina, famiglia Dio. Se è per questo anche noi siamo amici da tanti anni. È una brava persona. E va bene. Ha una sua cultura e non si discute, ma è indisponente per quella sua mania di sentirsi sempre superiore a tutti. Lei la dovrebbe sentire in caffè, quando giudica di autori vivi o morti, con parole dure, e magari può citare se stesso quale precursore. Bella presunzione. Ma la presunzione di Savigli, scusi, ammesso che ci sia, è del tutto innocua e non fa male a nessuno. Anzi, secondo me, che gli vuol bene, gliela dovrebbe tutelare. E come si fa? Con quel rimprovero ambulante. Ma lei lo sa che in città c'è gente che si turba al solo vederlo? No. Senta, Gaia, secondo me è una grande sventura quella di nascere scrittore. E coloro ai quali è toccata, senza nessuna colpa, una disgrazia simile, mi pare che abbiano il diritto ad ogni protezione da parte degli amici più fortunati. Lei poi, da una parte, sembra tenere in gran disprezzo questa benedetta letteratura. E dall'altra sembrerebbe che il suo animo non ne sia nettato del tutto. Ah, ma figuriamoci, Brouwer. La vita è una cosa seria, sa. Altro che... E del resto, poi, guardi come sta lui. Cacciato in questo impieguccio con quel fratello invalido. E modestamente, come stiamo noi due. Ah, sì. E come stiamo? Bene stiamo. Senza grilli per la testa. Buongiorno. Scusi il ritardo. Ho dormito male questa notte. Buongiorno, Gaia. Qualche nuova ispirazione artistica? Qualche favoletta destinata a far crollare l'Austria-Ungheria? Aspetta un momento, le mie prigioni ambientato nel mondo dei pennuti. Ma non parliamo di queste cose. Ma parla liberamente. Gridale sui tetti le tue favole. Amici miei, ormai... è questione di giorni. Ma cosa ne sa lei? Ho un conoscente, persona italianissima, al corrente di quello che bolle in pentola dall'altra parte. Ci siamo! Il generale Diaz comanda l'avanzata. Veramente lo dicevi anche prima di Caporetto? Non nominare Caporetto, sai. Guardate questo cellaccio del malaugurio. Si avvicina il giorno della redenzione e lui tira fuori Caporetto. Ma no, io volevo soltanto dire... Lasci perdere, Savigli, lasci perdere. Mi faccia vedere la minuta di quella lettera urgente, piuttosto. Dunque, vediamo. Spettabile ditta, eccetera. Un ricco signore disponeva di molto pane. E si divertiva a sminuzzarlo per gli uccellini. Ma che cos'è questa roba? Questa qua è una favoletta. Una favoletta. Gaia. No, Mario, non ti tiene tanto, Mario. No. Questa la devo portare in caffè, la devo mostrare a tutti gli amici. Niente da fare, Mario. Guarda, al massimo posso fare una cosa, la posso far vedere soltanto a qualche intimo. Signor Gaia! Sì? Se non le spiace, adesso dovremo lavorare. Ma certo. Stavo scherzando. Scherzo sempre io. Ah, a proposito, Mario, ero venuto per dirti che in caffè reclamano la tua presenza.
È quasi un mese che non ti fai vedere al Tommaseo. Ho molto da fare a casa. Sì, ma questi sono giorni da stare tra la gente. Bisogna leggerlo l'uno nella faccia dell'altro, quello che sta arrivando. È un grande momento, signor poeta. Sveglia, sveglia! È un grande momento. Anche per i poeti. Questa sera abbiamo fatto piuttosto tardi. Quasi quasi lascio i piatti da lavare per domani. Li metto nell'acquaio. Bravo, bravo. Così cominciamo subito la lettura. Ma come vuoi che legga anche questa sera? Ma non sei stanco? Sapessi quanto me la godo a sentirti leggere. La lettura mi concilia il sonno. Ah, insomma, ti annoio. No, no, cosa dici? Al suono della tua voce io mi distendo. Il mio cuore, tu lo sai, è come sia mal ridotto. Assume un ritmo regolare, il polmone s'allarga e io l'illusione di stare bene. Cosa leggiamo stasera, di amici, Sfogazzaro? Ma non sarà detto di leggere un moderno, Pirandello. Il Fumatia Pascale, è la tua idea fissa. Io questo Pirandello non lo sopporto proprio, e non mi va giù. Argomenti strampalati, un uso della lingua, tutti lo esalti, ma avrò torto io. Ho visto una sua fotografia, a me è antipatico, sì, un omino con un pizzetto qua. Ti ricordi che gli ho spedito il mio romanzo? E come no? Non rispose, perciò mi è antipatico. Ma adesso, leggi. Sì, sì. Ecco. Capitolo primo, premessa. Ma cosa vuol dire premessa? O è il capitolo primo o è la premessa, no? Ma leggi, leggi. Una delle poche cose, anzi forse la sola, che io sapessi di certo era questa, che mi chiamavo Mattia Pascal e me ne approfittavo. Ogni qualvolta qualcuno dei miei amici o conoscenti dimostrava di avere perduto il senno, fino al punto di venire da me per qualche consiglio o suggerimento, mi stringevo nelle spalle, socchiudevo gli occhi e gli rispondevo: io mi chiamo Mattia Pascal. Sì, ma questa poi... Ma è assolutamente infantile. Ma scusa, ma chi si comporterebbe così nella vita? Ma come, io vengo da te per un consiglio o per un suggerimento e ti rispondo io mi chiamo Mario Savigli? No, 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 è troppo stupido. E questi, Giulio, questi sono i cosiddetti grandi romanzieri, quelli che la critica porta in palmo di mano. Mi chiamo Mattia Pascal. Ma questo poi... Ma vai avanti, su Mario, vai avanti. Sì, vado avanti, vado avanti. Allora, io mi chiamo Mattia Pascal, grazie caro, questo lo so, e ti par poco? Non pareva molto, per dire la verità, neanche a me. Visto che lo dice? Meno male. A me questo modo di scrivere mi manda in bestia, mi sembra, scusa, una presa in giro per il lettore. Ma ti interrompi sempre, Mario, ti interrompi sempre. A me piace quando leggi filato, Mario, filato. Sai, le interruzioni, le polemiche, il tono della voce cambia, si rompe un'armonia. E sfuma tutto il piacere della lettura. Ti prometto che leggerò filato, però con Pirandello non è facile. Una lingua anemica, sciatta, non c'è quel senso dello stile, della frase ben scritta che fa il merito del grande autore, ti pare? Certo che mi pare. Anzi, senti, ma perché allora non leggiamo qualcos'altro? Volentieri. Leggimi. Leggimi il tuo romanzo. Da giovinezza. Lo conosci già? Però non lo leggo da parecchi anni. E insomma, mi piacerebbe tanto riascoltarlo dalla tua voce, se tu ne hai voglia di leggerlo, Non lo farai per complimento. No, no, no. Vada che è lungo. L'unico critico che se ne occupò scrisse: troppo lungo. E allora vedremo se durerà di più la giovinezza o la guerra. Mario Savigli, Una giovinezza, Trieste, libreria editrice Ettore Bram, succeduto a Colombo Cohen figlio, 1893. Io Cohen figlio ho fatto in tempo a conoscerlo, sai, ma leggi, leggi, leggi. Capitolo primo. Mamma mia, appena ieri sera ricevetti la tua buona e bella lettera, non dubitarne,
Per me il tuo grande carattere non ha segreti. Anche quando non so decifrare una parola, comprendo, o mi pare di comprendere, ciò che tu volesti facendo camminare a quel modo la penna. Bello! Rileggo molte volte le tue lettere, tanto semplici, tanto buone. Somigliano a te, sono tue fotografie. Amo la carta persino sulla quale tu scrivi. Bellissimo. Davvero? Allora, è scritto bene? Stupendo. Magnifico. Non credere, mamma, che qui si stia tanto male. Sono io che ci sto male. Non so rassegnarmi. Giulio. Giulio, dormi. D'inverno, il pavimento della stanza del signor Muller era coperto di tappeti grigi. Anche i mobili avevano un colore oscuro grigio, i braccioli, le gambe di legno nero. Dei tre beccucci a gas, uno solo era acceso. Com'è? Ah, ecco, dei tre beccucci a gas, uno solo era acceso e semichiuso. Nell'oscurità la stanza diventava più seria. Alfonso vi stava sempre a disagio. L'atrio della casa del signor Muller era illuminato che pareva giorno. Salendo le scalinate, Alfonso credette di essere l'eroe di una storia di fate. Stava davanti al tavolo, con la penna in mano, incapace di vergare una parola. Nella sua vita di sognatore, il sogno non l'aveva posseduto giammai così interamente. Depose la penna e mise la testa fra le mani. Il male a cui il povero organismo della madre si giaceva finì col sembrargli un essere personale. Egli lo aveva visto colpire intervalli, poi barricarsi con chi sapeva non potergli sfuggire o accordare tregue illusorie. Poi ora, infine, uccide. Io merito di più! Io merito altro! Un ricco signore, che disponeva di molto pane, si divertiva a sminuzzarlo agli uccellini. Ma gli uccellini erano pochi e sempre gli stessi, e il pane ammuffiva all'aria. Il povero signore ne soffriva, perché nulla è più disgustoso del veder spregiato un proprio dono. Ma quando il signore ammalò e il pane mancò, il dolore rese ciarlieri gli uccellini. Quando ci si lagna si grida, e una moltitudine di passeri fu attratta a quel posto ad ammirare la provvidenza che aveva cessato di manifestarsi. Il benefattore risanato non ebbe pane abbastanza per saziare gli ospiti. Oh,
3 novembre 1918 è il giorno più grande e più bello della storia di Trieste. Il destino si compie. Sulla torre di piazza, issato dai cittadini, sventola il tricolore. La libertà ride nei volti, esulta nei canti della patria, mentre le insegne del potere caduto si abbattono e passa maestosa l'onda dei vessilli per cui è dolce anche morire. Il nostro giornale sorge in quest'ora divina. Viva Trieste italiana! Viva l'Italia! Che bell'articolo! Zitti, zitti, sentite cosa scrive Silvio Benco sulla nazione. Il secolo positivo e beffardo non ha tolto al nostro popolo i santi entusiasmi della patria. Italia! Italia! Avete visto che folla in Piazza Grande? Hai visto i bersaglieri? Io mi onoro di aver visto il tenente generale Carlo Petitti di Loreto così, a 1,5 metri, come vedo voi, sul molo, appena sbarcato dal cacciatorpediniere audace. Ha fatto 2 passi, poi ha battuto per terra il calcagno destro così e ha proclamato: prendo possesso della città di Trieste in nome di Vittorio Emanuele III, re d'Italia. Viva Vittorio il Vittorioso! Viva il re soldato! E come cantò il poeta: bianca croce di Savoia, Dio ti salvi e salvi il re. Italia! Italia! Eccolo, eccolo. Fuori c'è tutto questo delirio e lui se ne sta rintanato in caffè come una pantegana. Sempre per conto suo, senza spina dorsale, senza entusiasmi. Non sembrano neanche italiani lui e tutti quelli della sua razza. Allarmi, allarmi, ondeggiano. Ti sei svegliato finalmente, grande poeta. Oggi almeno, in una giornata come questa, scenderai tra noi mortali. Vorrei saper descrivere quello che sento. Bisognerebbe avere una penna d'oro per vergare le parole su una pergamena illuminata. Ma che cosa racconti? Vuoi gareggiare con D'Annunzio? Crollano 2 imperi. Trieste viene redenta. Si compie il risorgimento e lui non ha di meglio da tirar fuori che le penne d'oro e le pergamene illuminate. Ma io volevo soltanto esprimere i miei sentimenti con un amico. Sarà. A proposito, Mario, che stupido sono stato a non dirtelo subito. Ma che cosa vuoi con tutta la confusione che c'è in questi giorni? C'è una cosa che devo dirti, Mario, una cosa che ti interessa. Riguarda il tuo romanzo. Il mio romanzo? Sì, Mario, il tuo romanzo. Poco fa, sul molo, in mezzo alla dimostrazione, chi ti vedo? Il rappresentante dell'editore Westermann di Vienna. Sai quello spilungone con la faccia da sbirro? Quelle capiattini? Poi tu lo conosci benissimo, no? No, io no. Beh, credevo. Insomma, gli vado vicino per seccarlo un po' e lui mi fa: se non sbaglio, lei è amico del signor Mario Samigli. Sa che impegni ha Samigli per quel suo romanzo Una giovinezza? Io, Mario, lì per lì non ho saputo cosa rispondere, perché immagino che tu l'abbia venduto il tuo libro, no? Niente affatto, è mio, tutto mio. Ho pagato le spese dell'edizione fino all'ultimo soldo. Dall'editore non ho avuto 1 centesimo. Ma che cosa mi dici? No, neanche 0,5 centesimo, te l'assicuro. Certo, allora in questo modo le cose cambiano. Se le cose cambiano, quali cose? Insomma, Mario, tu mi dai la tua parola d'onore che l'unico assoluto proprietario del libro sei tu. E te l'ho detto. Ma allora siamo a cavallo. Ma che cavallo? Amico mio, qui c'è la possibilità di fare un buon affare. Vendere il tuo romanzo. Vendere il mio romanzo all'editore Vester? Ma che stupido sono stato a non sapere come stavano le cose. Ecco, adesso se sbattono fuori quel tedescaccio da Trieste, addio affare. Ma scusa, tu non potevi cercarmi subito? Come ti è saltato in testa che il romanzo non fosse più mio? Posso vedere di rintracciare il tedesco? Sì, bravo, con la gente che si muove in questi giorni fra Trieste e Vienna, a piedi, a cavallo, in treno, in carrozza. Ma sai che sulle strade maestre c'è una fiumana, una fiumana. Come si fa a trovare un uomo in questa Babilonia? Tu non ti preoccupare, Mario. Carta e penna. Cos'è che scrivo? Amico mio, gli affari sono affari, eh? Prima che io mi metta alla ricerca di quel tale, tu devi farmi una dichiarazione scritta con la quale ti impegni di darmi una provvigione, diciamo, del 5%. Ma sì, ma tutto quello che vuoi. No, vai a cercare quell'uomo. Te la preparo io, te la porto domani. Ma senti, Mario, per favore, eh? L'amicizia è l'amicizia, un contratto è un'altra cosa. Lasciami fare. Ecco.
Firma qua sotto. Sì. A proposito, Mario, guarda che la dichiarazione impegna anche gli eredi. Io non ho figli, mio fratello neanche. No, ecco, io vorrei aggiungere due frasi di gratitudine, Mario, per te. Mario, che... sempre letteratura. Lasciami fare che vada a cercare il tedesco. Vengo con te. No! No, 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 no. Non è opportuno che tu intervenga in questa fase delle trattative. Tu adesso vai a casa. Gli affari vanno portati avanti dalle persone competenti. E poi, Mario, a dirtela tutta, io sono pressoché sicuro di trovare quel signore in certi posticini dove tu, casto Giuseppe, non metteresti certo piede. Adesso mi infilo nelle fodere di via Cavana e lo pesco sul fatto. Corri, fai fretta. Ti voglio tanto bene, eh? E per farti contento mi sacrifico e vado a donne. A tue spese, eh? Ti metto tutto in conto, ma proprio tutto. Samigli. Non ti agitare, calmati. Sforzati di pensare che non si tratta di una cosa straordinaria. Semplicemente te lo meriti e ti accade. Del resto, Mario, noi lo sapevamo, che il libro valeva. E quindi tutto è da considerare la cosa più naturale di questo mondo. Tu dici che è naturale? Straordinario che non mi sia successo prima, ma perché non 10 anni fa? Sai, l'intera storia della letteratura è zeppa di uomini celebri, e certo non furono celebri dalla nascita. Tu come dici che è successo? Io dico che è stato un critico. Un critico? Sì, metti che a Vienna, nell'ufficio di Westermann, sia capitato un critico di quelli importanti. Non come quei critici che quando leggono gettano su ogni pagina l'ombra del loro naso torbido e poi riempiono di errori qualche colonnina di giornale. No, uno al quale non importa nulla della propria persona, uno che non chiacchiera, agisce, una specie di anima estetica di Westermann, con l'occhio sempre vigile, altrimenti all'editore potrebbe capitare di acquistare per vere delle pietre false. In mano sua, l'opera viene pesata, misurata e acquistata al suo valore e nient'altro. Una potenza. Dunque, quel critico, dopo aver letto il mio romanzo, si è presentato in ufficio di Westermann con il libro in mano e ha detto: questa è l'opera che fa per voi. Io vi consiglio di telegrafare al vostro rappresentante di Trieste e di acquistarla a qualunque prezzo. Ma ti immagini, Mario, la meraviglia in città quando il tuo libro sarà pubblicato in tedesco. E poi, Mario, avremo anche dei soldi. Oh, per adesso è meglio non dire niente a nessuno, e così la meraviglia sarà maggiore se inaspettata. Ho atteso per quasi 20 anni. Faremo un mucchio di cose, cambiamenti, compreremo mobili nuovi. Sì, sì, certo, Mario, certo. Comunque, più caldo di così il mio letto non potrebbe essere. Io, Mario, sono contento per te, figurati, anche se so che la sera non potrai più leggermi il tuo libro. Dovrai andare a farti vedere nei caffè, nei circoli degli intellettuali. No, 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 non muterà nulla. Poi tu guarirai, andremo fuori insieme. No, Giulio, Giulio, non fare così, è proprio adesso che la nostra vita sta cambiando. Giulio. Mario. Giulio. Mario, sono tanto contento per te. No, 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 devi essere contento per tutti e due. Giulio, su, anche stasera, come ogni sera, ti leggerò qualche pagina del mio romanzo. Hai visto che è proprio lungo? È durato più della guerra. Sì, la guerra è finita e il libro continua ancora. Dunque, dove eravamo arrivati? Per quanto anche ieri sera ti sei addormentato mentre leggevo. Ma quante volte, Mario, devo ripeterti che non dormo?
Me ne sto tranquillo, immobile, a gustare la lettura. Finché leggi, stai certo che io ti seguo. Oh. D'altra parte, il libro lo conosci già, anche se ne perdi un pezzetto. Dunque, eccoci qua. Capitolo 17. L'arrivo in città fu triste. Mentre fuori fioccava la neve bianca e allegra, dal mare soffiava lo scirocco e in città piovviginava monotonamente. Monotonamente. Ti piace l'uso di questo avverbio? Ma lo vedi che non mi stai a sentire? Ti ho chiesto, ti piace l'uso di questo avverbio? Monotonamente. Monotonamente. Sì, per me non è neanche italiano. Lasciami guardare sul fanfare. Lasciami guardare. Dio mio, che vocabolario vecchio! Vocabolario? Bisognerà comprarne uno nuovo se voglio revisionare il romanzo. Revisionare il romanzo? Sì, lasciami cercare questo benedetto avverbio. Monostico, monoteismo, monotonia, monotono, monotipo, monotremi, monotrof. Non c'è. Non esiste, capisci? Monotonamente non si può dire. Oh, bella. Ma vedi, vedi, qui c'è tutto da rivedere, tutto da correggere. Ma se va benissimo così, su Mario, vai avanti. Oh, intanto nell'edizione di Westermann, quel monotonamente io lo tolgo, ti pare? Certo che mi pare, ma se non mi leggi io come faccio? Addormentato. Sì, sì, d'accordo, leggo. Alfonso ebbe il triste sentimento che quel tempo non avesse più a cessare. Triste sentimento. Anche a me pare. Ma che cosa ti pare? Se ancora non ti ho posto il problema. Ma mi pareva. Ma non vedi che non mi stai a sentire? Mi dai ragione come un pazzo. Non capisci l'importanza della cosa. Mi sono sbagliato, sì, scusa. Il triste sentimento. No, lasciami guardare. Il Tommaseo. I sinonimi. Sentimento. Sentimento. Sensibilità. Senso. Sensualità. Sensualità? Ma non è la stessa cosa. No. E allora? Ma ti interrompi ogni momento, però, Mario, ogni momento. E poi guarda, io non capisco questa tua improvvisa smania di volere cambiare il romanzo. Se ha avuto successo così, bisogna lasciarlo come sta. Altrimenti, Westermann potrebbe non volerlo più. Hai ragione. Hai ragione. Giulio, se Westermann mi pubblica il romanzo, io non fumo più. L'hai detto tante di quelle volte. E questa volta lo faccio, te lo assicuro. Senti, ti dispiace se per questa sera ci mettiamo a dormire? Io mi sento un po' stanco per leggere. Magari io do un'occhiata a questi prima di addormentarmi. Tutto sta che Gaia riesca a trovare quel tedesco. Io non penso ad altro. L'ho proprio sognato, sai? Un sogno tremendo, un incubo. Era come se il mio successo fosse impersonato dal rappresentante di Westermann. Un uomo senza volto, venuto da lontano, lontano verso il nord, poi travolto e ucciso da una folla armata e imbestialita. Via, Mario! Via! Ma anche se il rappresentante di Trieste è morto, a Vienna resta sempre Westermann, no? Mario non è altro che una società per azioni e quindi, come si dice, a non esposta a morte fisica. Hai ragione, io non ci avevo pensato. Buonanotte. Mario. Sì. Ma che succede? Niente, dormi. Stai bene? Sì, dormi. Mario. Cosa vuoi? Buonanotte. Non preoccuparti. Andrà tutto bene. Sì. Ora. Buonanotte.
voi che non provvedete affatto all'avvenire. Dell'avvenire certo nulla sapete. E come fate a essere lieti se nulla aspettate? Noi siamo il presente. E tu, che vivi per l'avvenire, sei tu forse più lieto? Mi raccomando, Marcomina, allora siamo intesi. Tu ti chiami Strudelkopf. Strudelkopf, e parli solo tedesco. Jawohl, Herr General. Bravo. Sì, ma non ti mettere a ridere, Marcomina, altrimenti... Perché ci sarà da ridere? Non lo so. Il contratto l'hai portato? Veramente in tedesco ho trovato solo questo. Ah, sì? E che c'è scritto? È un contratto per il trasporto di vino in vagoni cisterna. Marcolino. Eccolo. Calmi. Stiamo calmi. Scusate il ritardo. Artista, immer eine veni tricotracco. Herr Dr. Strudelkopf, della firma Westermann di Vienna. Il mio amico Mario Samigli, autore di Eine Jugendheit. Una giovinezza. Oh, so! Prima! È un modo di dire tedesco, significa che il libro gli è piaciuto. Ich bin sehr, mein Freund. No, Mario, per carità, Mario. Non ti sforzare col tuo tedesco, altrimenti qua finiamo a mezzanotte. Zumaki. Lascia stare, Mario! Traduco io. Dottor Strudelkopf. Ja? My friend here, artist Mario Samigli. No, ja, das ist bestimmt gut, prima! Scusa, Mario, sono cose molto delicate. Einzwei. Polizei. Reife. Offizier. Offizier. Haltex. Siebenat. Gute Nacht. Neunzehn. Schlaffegei. Fammi capire qualcosa anche a me. Niente, Mario. Divagazioni di cortesia. Poi parla pure forte, tanto questo non capisce una parola d'italiano. Insomma, lui dice che è molto onorato e che il suo principale ha apprezzato il romanzo. Prima! Dice sul serio. Prima! Sta zitto! Tu non capisci niente. Non farti vedere che vai in solluchero. Altrimenti ci imporrà le sue condizioni. Sì, non t'arrabbiare, Gaia. Eine Jugendheit ist ein Roman. Prima! Ja, ho capito, prima. Aber jetzt, herzi mio. Ja, das ist bestimmt gut. Cosa gli hai detto? Che potrà avere il libro quando l'avrà pagato. Oh, qui si tratta d'affari, sai, mica di letteratura. Eins, zwei, Polizei. Drei, vier, Offizier. Fünf, sechs, alte Hex. Sieben, acht, gute Nacht. Neun, zehn, schlafe gehen. Caffè. Drei caffè, bitte. Ha detto drei. Ma cosa vedi? Perché vedi? Niente, Mario, vai, niente. Gli ho raccontato una barzelletta.
Una barzelletta? Sì. Adesso? Sì, Mario, certo, adesso, una barzelletta. È il mio modo di impattare i clienti. Lasciami fare. Contratto, bit, dottor Strude. Contratto? Contratto, Io. Hai una penna a serbatoio? Non sta fermo. Se non ci fossi io, tu firmeresti senza sapere quello che firmi. Lo vedi, lo hai fatto arrabbiare. Dottor Strudel! A zwei! Polizei! Dreifi! Offizier! Sechs! Alte ex! Siebener! Gute Nacht! Neunzehn! Schlafengänse! Ma fammi capire qualcosa. Insomma, il contratto parla di 200.000 corone per l'acquisto dei diritti di una giovinezza in tutto il mondo. 200.000 corone? Sì, ma i diritti per l'Italia rimangono a te. Ho voluto riservarteli. Perché chissà quanto potranno valere quando si saprà che una giovinezza è stato stampato in tutte le lingue. Io non so come ringraziarti. Mi pare di vivere in un sogno. Però... Come però? Ecco, io vorrei che sul contratto fosse aggiunta una clausola che il romanzo verrà stampato prima della fine del 1919. Ma questa poi... Ma non ti sembra abbastanza quello che ho fatto per te? Se hai qualche richiesta particolare, fatti sotto e parla tu. Ma come dico, 200.000 corone in mano e ti metti anche a fare il difficile? No, tu hai lavorato benissimo, io non ti volevo offendere. Solo che io non sono più giovane. E non voglio perdere il giorno in cui una giovinezza sarà esposto su tutte le vetrine. L'ho sognato per tanti anni, capisci? Dottor Strudelkopf, mein Freund ist nicht zufrieden. Ein, zwei, Polizei, ja. Drei, vier, Offizier, vier, sechs, alte, sieben, gute Nacht, 19, schlafe gehen. Schlafe gehen? Ma certo, Mario, ha ragione lui. Non c'è bisogno di aggiungere questa clausola. Quando l'editore Westermann entrerà in possesso di una proprietà, vorrà farla fruttare, no? E allora che cosa farà? Pubblicherà il romanzo nel più breve tempo possibile. Allora firmo subito, dammi una penna. Ferma lavoro. Prima di firmare qualsiasi contratto, fuori i soldi. Das Geld, Franz Josef. La vecchia, ma ora perché? Non so perché. È sempre la barzelletta. No, Mario, no, non farci caso, Mario. Perché questo qui, lo vedi, questo qui, invece dell'assegno, ha tirato fuori un cedolino, quelli che circolano in certe case dove va lui. Hai capito, Casto Giuseppe? Assegno, bitte, dottor Strudelkopf. Ecco, Mario, firma il tuo contratto, top. Contratto, bit, dottor Strudelkopf. Ecco qui, Mario, prendi il tuo assegno e vai a casa, che questo qui me lo porto io a festeggiare come si deve. Ah, Mario! Mario, senti. Non devi incassare subito l'assegno, sai? Me ne ha pregato Strudelkopf. Sai, è firmato da lui e con le comunicazioni postali da adesso non è sicuro che il suo avviso giunga in tempo. Allora non vale. Ma come non vale? È regolarissimo. Devi solo presentarlo alla banca pregandoli di non effettuare il protesto in caso di rifiuto. Coi tempi che corrono non ti cambierebbero mai a vista quest'assegno, anche se è firmato dal rappresentante dell'editore Westermann. Io di queste cose... non me ne intendo. Incaricherò Brauer, così sto tranquillo. Ecco, questa è la cosa migliore da fare, sai. Incarica il signor Brauer. Ex amigli? Ja. Prima! 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 Allora, una coperta imbottita per me. Poi, un ombrello nuovo per te,
quello che avevi, l'hai dimenticato un'altra volta. Poi, Mario, piatti e bicchieri sarebbero da rinnovare. Non abbiamo mai nessuno, ma nel caso... Poi uno scaffale più grande per i libri, e ce n'è troppi in giro, e si sciupano. E poi, Mario, se si potesse, un'altra bella poltrona comoda tutta per me. La metterei là vicino alla finestra, così quando c'è il sole io potrei scaldare... Ma mi stai ascoltando? Come? Sì, sì. E i mobili, Mario? I mobili che hai comprato, sono belli? Belli. Hai quel quadro di Veruda, ti ricordi, che ti piaceva tanto? Pensi di comprarlo? Ho dato una caparra. Bravo. Certo che il signor Brouwer si è dimostrato una persona di gran cuore a volerci prestare 3.000 corone. Sì, sì, sì. Ma intanto sono passati 20 giorni e da Vienna non si hanno notizie. Mario, il contratto e l'assegno sono firmati, quindi è solo questione di tempo. E Brouwer cosa dice? Anche oggi è andato alla banca Union. Niente di nuovo. Voleva che telegrafassi a Vesta. Ha ragione, potevi farlo però. Sì, voi parlate, parlate, non sapete niente di pratiche letterarie. Non è il caso di sollecitare, altrimenti si potrebbe irritare l'editore. Non ti pare? Certo che mi pare. Io alle volte mi domando, ma perché Westermann non è venuto lì per sé? Sai, Mario, di questi tempi non è facile viaggiare. Si vede che per portare a termine l'affare bastava incaricare il rappresentante di Trieste. Sì, che magari non ha interpretato esattamente il volere dell'editore. Ha commesso qualche errore. Bisognava verificare. Ma che senso ha, Mario, verificare se c'è stato errore da parte del rappresentante? Via! Se il Gaia, furbo com'è, gliel'ha fatta, tanto meglio, no? Se poi... Se poi cosa? Niente, niente, niente. Non fare come Brouwer che mi ha fatto venire nervoso. Volevo ben dire. Che cosa volevi dire? Che sei nervoso. Ah, io sono nervoso. L'hai detto tu, Mario, io non... Non parlo più. Brouwer dice che l'offerta dell'editore gli sembra un po' alta. Ma cosa vuoi che ne sappia Brouwer di letteratura? Via, Mario, l'hai detto anche tu. L'avrà detto così, tanto per dire. E poi, scusa, ma non è stato lui a convincerti ad accettare il prestito di 3.000 corone dicendo che era inutile che continuassimo a penare quando tanti danari stavano viaggiando al tuo indirizzo? Guarda che se Brouwer non avesse visto chiaro nell'affare, stai certo che il prestito non te l'avrebbe fatto, vai. Dici? Dico, sì. Guarda che Westermann, come ve lo immagino io, è un uomo al quale 100.000 corone in più o in meno non fanno né caldo né freddo, sai. Del resto il critico non gli ha forse detto acquistate il libro a qualunque prezzo. Veramente questo me lo sono immaginato io. Dammi retta, è così. E Gaia? Cosa consiglia? No, non mi parlare di Gaia, è il mio tormento in questi giorni, non riesco a trovarlo. Adesso che hanno riaperto le strade sarà in Istria a visitare i suoi clienti. Monostico, monoteismo, monotonia, monotono, monotipo, monotremico, monotro. Mi fai la lettura? Veramente stasera io dovrei addormentarmi presto. Sì, perché domani mattina dovrei prendere una medicina e poi riposare bene 2 ore prima di bere il caffè. Se non mi addormento subito, poi domani mi tocca spostare tutti i pasti. Anche ieri sera mi è parso che tu non abbia gradito molto la lettura del mio romanzo. No, no, Mario, no. Ma ti interrompi sempre per una cosa, per l'altra. Quel vocabolario lì, quando lo leggi, ho come l'impressione di essere su un'automobile in corsa nella brughiera. Io, Mario, ho bisogno di una lettura piana, che evochi immagini dolci. Anzi, senti,
Ma perché per una volta non torniamo a De Amicis e a Fogazzaro? Li preferisci al mio romanzo? Non ti sarai mica offeso. Figurati, per me questo o quello è lo stesso. È che da un po' di tempo la lettura ad alta voce mi costa fatica. Per riguardo alla mia gola, forse è meglio non farla più. Mario, ma se tu lo preferisci, torniamo pure al tuo romanzo. Io ne sono pienamente d'accordo, figurati. Volevo solo risparmiarmi il vocabolario, Mario, il vocabolario di cui, credimi, mi è tanto difficile sopportare la lettura. Ma non ti ho detto che si tratta della mia gola? Per questa, la prosa di De Amicis, di Fogazzaro, la mia, è lo stesso. Se vuoi la lettura, fatela da su. Ma tu lo sai che io amo la tua prosa più di quella di tutti gli altri. Ma non la sto a sentire ogni sera, Mario, benché la sappia quasi a memoria. Ma cosa dici? Mi rimproveri di propinarti cose che già sapevi, di annoiarti? No, Mario, no. Solo che mi seccano le correzioni. Le correzioni, Mario. Vedi, noi che non siamo letterati, amiamo le cose definitive. Se in nostra presenza si cambia anche solo una parola, e poi non crediamo vera tutta la pagina, tutto qui, Mario, solo quello. Ma non sarebbe tuo dovere assistermi nel mio lavoro, invece di lasciarmi solo? Ecco, tu accetti la letteratura con la stessa smorfia con cui inghiotti il tuo acido salicilico. È addirittura offensivo e ci si può dedicare alle cure, ma entro certi limiti. La vita non può essere così importante da valere la pena per prolungarla, di trasformare in clisteri tutte le cose nobili di questa terra. Accanire, accarnare, accarnito, accartocciare, accartocciamento. Capisco benissimo, sai, l'inutilità della mia vita. Ruderi come me non servono a niente, eh? Accartocciate. Ma non lo vedi a che cosa mi sono ridotto? A spiare i tuoi desideri, a non dire una parola che non ti sia gradita. A rotolare. Che non sono qui per consigliare o d'ammonire, ma solo per sostenerti, incoraggiarti. A rotire. Ma non capisci che l'ammirazione che io ho per te, sei tu che me l'ha inculcata. Ti pare? Certo che mi pare. Bello, bellissimo, magnifico. So tutelare tanto bene la tua presunzione, sei Mario. Presunzione! Che non arrossisci neppure. Non arrossisci neppure quando ti accorgi di manifestarlo. Arrosto, arroganza, arringa, arrivo, arrivista, arretrare, arretramento. Basta con quel vocabolario. Arringare. Non ne posso più. Arrivare. Leggilo da solo. Studialo tutta la notte. Così il tuo romanzo sarà ancora migliore. Arretrare. Sarà ancora... Ma perché dico io? Perché continuo a curare? Perché continuo a curarmi? Vorrei proprio sapere se tenendomi vivo truffo la vita o la morte. Mario. Sì. Non dobbiamo litigare più. Io lo so che la mia vita non vale la pena di essere vissuta, ma... Adesso esagero. Ma se l'hai detto proprio tu. Comunque, come vedi, io ho smesso di curarmi, ecco. Ah sì? Non me ne sono accorto. Anche questa è un'esagerazione. Mario,
Io non avrei mai creduto che... Giulio, basta, basta. Acqua passata, non merita la pena di parlarne. Eh no, io vorrei parlarne invece. Non ci devono essere ombre fra noi. Occorre altro che le parole, per guarire le ferite prodotte dalle parole. Come hai detto? Io, Mario, non ti capisco. Giulio, noi non litigheremo più. In questi giorni siamo tutti e due nervosi. L'editore non ha dato notizie. Gaia non si trova. A proposito di Gaia, ma lo sai che il Gaia è tornato? Sì, me l'ha detto Sergio, il figlio della signora Nina. Sai che lo mandano ogni tanto a informarsi sulla mia salute? Ecco, mi diceva che in famiglia l'aveva sentito dire dal fratello che il Gaia, non so, poi quel ragazzo si esprime male, insomma, che il Gaia ti avrebbe fatto una burla, facendoti credere che un certo capocomico, come si chiamava, Josterman, si impegnava a rappresentare una tua commedia. Ma quando mai, Mario, tu hai scritto commedie? Io gliel'ho detto a quel ragazzo, ma mio fratello... Mario, cosa ti viene in mente? No, il contratto era vero. L'assegno era vero. Quel ragazzo non so neppure... Calma. Giulio. Non ti porto rancore. Hai fatto bene a dirmelo, sai? Io lo sapevo. L'ho scoperto, ma in qualche modo lo sapevo. La cosa sorprendente è che ho avuto bisogno da te di una vaga parola d'avvertimento. Quando fin dal principio avevo indovinato l'intima natura di quei messeri, l'Alto Maseo. Avrei potuto smascherarmi subito quando in mia presenza gli svergognati si sono abbandonati al riso. Ho chiuso gli occhi apposta per non vedere e non intendere. Sul naso adunco del tedesco gli occhiali tremavano. Un'oscillazione, ricordo di avere pensato, simile a quella di un motore su una vettura. I miei occhi hanno percepito tutto. Ma perché non l'hanno comunicato al cervello? Quel pezzetto di carta uscito dal portafoglio del tedesco che doveva giustificare le loro risate era coperto da uno stampatello gotico. Gotico, capisci? Tutto rette e angoli, ne sono sicuro, come se lo vedessi adesso. Perciò non poteva provenire da un postribolo di Trieste. Non poteva provenire. Menti fuori! Questo! Io l'ho visto subito come un personaggio ridicolo, con la giacca e i pantaloni sdrucciti sotto una pelliccia. E ricordo che mentre rileggeva il contratto, ficcandoci dentro il naso per nascondere il riso, mi mostrava la sua calvizie, come una faccia cieca, muta. Io avevo pensato che fosse una faccia seria, solo perché le mancavano gli organi per ridere. Anzi, pelle rossa, sporcata da qualche pelo fulvo, mi sembrava una faccia tragica. I venditori, non curandosi di essere prudenti, mi hanno mostrato tutto il loro disprezzo. Io devo sapere che cosa ti ha detto quel ragazzo. Devi cercare di ricordartelo. Io devo sapere la ragione. Io devo sapere lo scopo. Non ho dato importanza. Io devo sapere però! Perché? Del perché si fa una burla. Ma di una burla si ride, basta, non occorre altro. E ne ridono tutti coloro che non devono piangere. Eh già, certo. E non ho riso di cuore anch'io. Di tutte le burle di cui Gaia ha cosparso l'Istria e la Dalmazia. Anche loro
I cospiratori ridevano apertamente, io la risento adesso, quella risata riecheggiare nella bora, diventare enorme. È una risata che va a colpire né più né meno tutti i sogni che hanno abbellito la mia vita e di cui ora davanti a te mi vergogno. Ma perché piangi? Ma non vedi che io, tanto più direttamente colpito, non piango affatto e non mi vedrai piangere mai? Io spero di far piangere Gaia se realmente mi ha burlato. Mentitore. Ma mentitore soprattutto io, che accanitamente, rabbiosamente, li ho sostenuti e aiutati. Gaia non ha fatto altro che inserirsi nel tragitto di un desiderio che io mi sono allevato in segreto. Mi ha spiato per anni e poi mi ha presentato un contratto falso, sì, ma che non era inventato. Era copiato accuratamente dall'anima mia. E non ho aspettato questo per quasi 20 anni. Ci fu sorpresa quando mi fu presentato. No, perché mi aspettava, capisci? E la via da cui arrivava non aveva nessuna importanza, perciò mi sono burlato da solo, come succede nelle commedie, agli sciocchi e ai cornuti. Mario. Mario, non mi aspettare, non so quando torno. Mario, Mario. Io invece devo andare in Istria. Oh, a proposito, Mario, hai avuto notizie di Westerman? Prima! Ah, no, no, Mario, Mario, ah, no, era uno scherzo, ah, uno scherzo innocente. Guarda, che se racconti a qualcuno la burla che mi hai fatto, io racconto quello che è successo qui, in tesi! Ah, no, Mario! Era soltanto uno scherzo innocente, ma ricordati, sai, io sono a tua completa disposizione, cioè, a tua completa disposizione, ma guarda un po', è uno scherzo innocente. Mi ha fatto impressione il suo cappello. Ha fatto un volo ruzzolando sul marciapiedi e poi è finito nel canale. Si figuri che poi l'ho rivisto il cappello. Navigava sull'acqua verso il mare aperto, abbastanza velocemente. Veleggiava proprio. La vela era costituita da una parte della falda che usciva dall'acqua e dava presa al vento. Chissà dove andrà. Le fa male la mano? Io non sono abituato. Veramente, anche a me la somma era subito parsa eccessiva. E 200.000 corone. Per quanto, insomma, mi è capitato vedere merci assumere valore da un momento all'altro.
dopo essere state spregiate non solo per 20 anni, ma per vari secoli. E il suo romanzo, in quanto merce, avrebbe potuto essere appunto una di quelle. E a Gaia gliene ha date molte? Pugni. E schiaffi. E lui? E calci gliene ha dati? Uno. Bravo! Lei si è comportato benissimo. No, mi dispiace per mio fratello. Avrei voluto dargli una vita migliore, comprargli tante cose. Già. Bene. Quanto al denaro, gliene volevo parlare proprio ieri e poi ho visto che lei era elettrico. Ancora guai? No, per carità, non me ne parli. Non adesso. Senta, Samigli, le sembro il tipo da darle dei guai? E allora prima mi ascolti e poi mi dirà se ho fatto bene o male. Il giorno che andai alla Banca Union a depositare quel famoso assegno, l'impiegato mi consigliò di garantirmi il cambio della giornata. Ma quale cambio? Come quale cambio? Il cambio dalle corone austriache alle lire italiane, no? Samigli, c'è stata una guerra mondiale. Qui a Trieste è cambiata la sovranità e anche la moneta. Allora le dicevo che l'impiegato mi consigliò di garantirmi il cambio della giornata. Ma naturalmente non poteva darmi subito delle buone lire in contanti in cambio di un assegno in corone che poteva risultare scoperto. Però, assieme alla ricevuta dell'assegno, mi diede una ricevuta in cui la banca dichiarava di avere comperato dal signor Mario Samigli 200.000 corone al prezzo di 75.000 lire. Ma sarà molto se non ci denunceranno per assegno falso. No, no, l'assegno non ci darà più noie, perché l'ho ritirato io stesso. Ed eccolo qua. E come mai? Versare 200.000 corone in contanti per riscattare l'assegno non è stato un problema. Non erano più le corone del giorno in cui Gaia le fece la burla. Lo sa quanto è scesa la moneta austriaca. C'è gente che le brucia in questi giorni, le corone. Insomma, mi è parso più sicuro avere in mano 75.000 buone lire in contanti e piuttosto che un pezzo di carta. Io continuo a non capire. Senta, Samigli, in questi giorni c'è fior di commercianti che va in malora per il crollo della corona. Ma molti hanno combinato dei buoni affari. Per questa transazione curata da me, lei guadagna, detratta la mia provvigione, 70.000 lire. 70.000 lire? E 70.000 lire e qualche spicciolo. La somma è depositata in banca a suo nome. No, no, io non lo voglio quello sporco denaro, che se lo tengano, che se lo tengano, non lo voglio. Samigli, lei è un letterato e di affari non ha mai capito niente. Al letterato può aspettare in commercio il diritto di scrivere una lettera, ma non quello di giudicare di un affare. E giudicando questo denaro lei si dimostrerebbe indegno di qualsiasi collaborazione in commercio. Io sono quello che sono, io quel denaro non lo voglio e basta. E allora gli dirò una cosa, pensi a suo fratello e alle sue esigenze e non mi dica che questo denaro non le sarà utile e non mi dica
che io ho agito male in questo affare, perché mi arrabbio! Non si arrabbi, signor Brower, lei ha agito benissimo, io non lo dico per lei. Pensi a suo fratello, e se non le basta, pensi a me. Io le ho prestato dei quattrini su questo assegno da burla, io sono suo creditore e non voglio rimetterci, d'accordo? E mi sono trattenuto una percentuale del 5% sulle 75.000 lire, perché se lei era disposta a darle a quel farabutto, può darle anche a me. Sì, sì, tutto quello che vuole. No, non quello che voglio, quello che è giusto. In fin dei conti, questi sono quattrini che ho guadagnato con il mio romanzo, no? Incredibile. Insomma, avete venduto, a vostra insaputa, qualcosa che non esiste. Con questo fatto che i valori si spostano senza regola, tanti innocenti come te hanno avuto il premio della loro innocenza, ma tanti altri, caro Mario, per altrettanta innocenza si ritrovano sul lastrico. Sono cose queste che si sono sempre viste, ma lo sai perché sembrano nuove? Perché si avverano in tali proporzioni che diventano la regola della vita, capisci? La regola della vita. Comunque, contrariamente ad ogni buon senso, ho ripreso a curarmi. Ma non dormo più bene, sai Mario, da quando alla sera non si legge più. Stai tranquillo. Torneremo alle nostre care abitudini. Ti leggerò cose da altri, ma anche cose mie. Cose di cui non ti ho parlato mai. E di cui nessun altro deve sospettarne l'esistenza. Sarà una letteratura casalinga, nata nel cortile di casa nostra e destinata a questa casa. Forse non è neanche letteratura, perché la letteratura è una cosa che si vende e si compra. Questa è per noi due soltanto e nessun altro. Vedrai. Vedrai. L'uccellino fu ferito da un colpo di fucile. L'ultimo suo sforzo fu dedicato a involarsi dal luogo dove era stato colpito da tanto fragore. Riuscì a ficcarsi nell'oscurità del bosco, dove spirò, mormorando: «Sono salvo!»
prigionieri. Americano, finora furono contati 5.000 prigionieri. Sono 4 anni ormai che tutti vincono. Tutti fanno prigionieri, ma la guerra non finisce mai. Cronaca di Trieste. Vediamo un po'. Distribuzione dei viveri della prossima settimana. Farina nutritiva per vecchi e bambini, tessera gialla. Carbone di legna, tessera rossa. Distribuzione in Città Vecchia il 9 ottobre. Oggi è il 7. Mario, fra 2 giorni c'è il carbone, Pane, 200 grammi al giorno. Un po' poco. Tessera verde. Mario! Mario! Ma tutto quel pane! Il mio cortile è piccolo, ma con un po' di esercizio vi si possono spendere 10 kg di pane al giorno. Un vero sogno di poeta! Ma dove si trovano, Mario, di questi tempi 10 kg di pane per gli uccellini privi di tessera per giunta? Là! Sbrigate, per oggi non ce n'è altro. Come ti senti stamattina? Come mi sento? Come un vecchio gottoso che deve costringere suo fratello a servirgli il caffè latte. E fosse solo quello. Vorrei sapere abolire la guerra sul piccolo ipocastano nel cortile, la sera, quando i passeri cercano il posto migliore per la notte. Non sarebbe un buon segno per l'avvenire dell'umanità? Scusa, sai, Mario, ma a me questi uccelletti di cui tanto ti preoccupi mi sembrano così privi di espressione. Ma sono loro l'espressione, Giulio. Un'espressione della natura, qualcosa come un complemento delle cose che giacciono e camminano. Un complemento? Qualcosa che sta al di sopra, come un accento su una parola o un segno musicale. Di sera, quando li sento cinguettare, penso che prima di piegare la testolina sulla schiena per il sonno, si raccontino le avventure della giornata. E il mattino, con lo stesso cicaleccio vivo e sonoro, si raccontano certamente i sogni della notte. Vivono così, tra le due esperienze, quella della vita reale e quella dei sogni. Ma sono animali che hanno una testa, dove possono annidarsi i pensieri, poi hanno dei colori, degli atteggiamenti, una debolezza da far compassione. E Alio, lasciatelo dire. È che ti butti giù. Sei troppo modesto. Ma perché hai smesso di scrivere? Come non scrivo? E le favole? Romanzi, dico. Un altro libro come Una giovinezza. Ma perché, Mario, non ti metti a tavolino e lo scrivi? Ma cosa vuoi, Giulio? Il lavoro. Tutto il giorno in ufficio da Brauer. Ma come si fa a scrivere romanzi occupandosi fino all'esaurimento di corrispondenza commerciale e registrazioni? Poi, credimi, qui a Trieste manca il nutrimento. Il nutrimento, Mario? Per un po' ce l'abbiamo. No, dicevo dell'aria che si respira in questa città. Ah, comunque, alla figlia di Vinco il libro è piaciuto, e molto anche. E al padre non c'è stato verso di dare mezza corona. Ogni volta dice, faremo per il signor Samigli. In fondo, Mario, tutta questa grazia di Dio è un successo del libro, o no? Ma cos'è? Ma vuoi rimproverarmi che non ne ho avuti altri? Forse hanno ragione quelli che affermano che la letteratura italiana prospera di più all'estero. Ci voleva uno slavo analfabeta per tramutare il Luganico e Terrano una giovinezza. Bel successo davvero. Io credo, Mario, che se tu l'apprezzassi ti farebbe bene. Ah sì? Ah sì? Peccato che è successo con gli ignoranti, spesso si chiama truffa. Ma qualche volta, Mario, hai un modo di ragionare. Sembri malcontento che qualcuno pensa a noi, che in casa, finalmente, c'è qualcosa da mangiare. Ho detto questo? Non mi pare.
Mario, io sto poco bene. Sono un po' stanco. Mi rimetto a letto, eh. Piano. La scarpa. Ma... Ecco. Tu sei a posto. Stamani sono in ritardo per l'ufficio. Hai bisogno d'altro perché io devo andare. Vai, vai, Mario. Ora io sto bene, grazie. Stasera poi daremo l'assalto a questi bei rifornimenti. Per quello che posso mangiare io. Farai uno strano. Magari. Stasera poi, come ogni sera, ti leggerò qualcosa. Il santo di Fogazzaro. Oppure i Malavoglia. E Pirandello? No. Mi avevi promesso di leggermelo. Pirandello. Se ci tieni. Mario. Sì. Torna presto, mi raccomando. Stasera poi mi leggerai quello che vorrai. A me dispiace che tu debba stare sempre qui accampato in cucina. La palude. La guerra. Se l'imperiale regia polizia viene a sapere che vanno in giro di queste storie, ma lo sai cosa può succedermi? Inchieste. Perquisizioni. Chi ha scritto questa favola? Filaizzi? Capito, eh? La letteratura è un'attività che può comportare pericoli. Non sarei il primo scrittore finito sul patibolo. Sapete, mio fratello scrive delle favole così e così e ecco di là, magari ingenuamente, lo dicono ad altri. La voce gira e arriva la polizia. Ma chi sono quelli là? Chi ne so? Il dottore, magari. Vinco. A proposito di Vinco, ma lo sai che è venuto da Duttogliano? Sì, ha portato di tutto, sai Mario. Uova, sai com'è difficile trovarne, eh? Luganiche, in casa hanno ammazzato il maiale. Poi un pollastro, grosso così. Vinco dice, qui si mangiano anche gli ossi. E ha ragione. Guarda qui, che ben di Dio. E dopo il pollo e le luganiche, Terrano, questo è un vino che sveglia i morti. Guarda Mario, che quel contadino ti è affezionato, sai, anzi ti ammira proprio. Guarda che rischioso, sai, contrabbandare questa roba giù dal Carso, passando per i posti di blocco. Ma cosa ci fai in questo cesto? Il mio romanzo. Vinco mi ha chiesto un altro libro da far leggere a sua figlia. Sai, quella che studia per maestra. E io gli ho dato il romanzo. Ha detto bellissimo, sai Mario? E che lo leggeva la mattina, lo leggeva a pranzo. E alla sera non si decideva a spegnere il lume. Ah. Ho fatto male. No, male. E perché? Solo potevi avvisarmi. Trovare una giovinezza in mezzo alle lugani. E l'avrà mica sporcato, rotto. No, no, no. Anche se fosse. Ne abbiamo di copie su in soffitta. L'intera tiratura tutta stappata a mie spese. Qui si corre il rischio che dopo 20 anni sotto il peso ci crolli la casa sulla testa. Almeno così. Qualcuno si accorgerebbe che il mio romanzo esiste. Ma perché dici questo, Mario? C'è chi se l'accorse invece, come? Il professor Pasini, per esempio, sull'Indipendente. Io mi ricordo anche le parole. Interessante, opera prima di Mario Samigli. Ma non la stampa nazionale. No, no, anche i giornali regnicoli lo segnalarono. Io mi ricordo il Corriere della Sera. Sì, nella rubrica libri ricevuti. E allora? Il tuo difetto, Mario.
Allora, vediamo un po'. Comunicato di guerra. Comunicato austro-ungarico. Lungo il fronte italiano nessuna azione notevole. Vediamo l'intesa. Inglesi, abbiamo fatto parecchi... Da destare invidia. Sì, sì, sì. Ma per una volta, Mario, che abbiamo mezzo chilo di pane bianco. Tu lo vai a dare agli uccellini. Ma non ti preoccupare. Ho trovato il metodo per far durare più a lungo il pane. Ah, sì? E come hai fatto? Appaio nel cortile sempre più spesso. E rinnovo nei passeri la diffidenza. Sono animali lenti quando non volano e per eliminare una diffidenza hanno bisogno di lungo tempo. La loro anima... L'anima dei passeri? Perché non gliela vuoi concedere? La loro anima, ti dicevo, è come una bilancetta su un piatto della quale pesa la diffidenza e sull'altro l'appetito. L'appetito cresce sempre, ma se si rinnova la diffidenza non beccano. Con un metodo rigido si potrebbe farli morire di fame accanto al pane. Una ben triste esperienza, se fatta fino in fondo. Mario, ma io credevo che tu li amassi. Certo che li amo. Ma allora, perché vuoi farli morire? Forse sono loro che vorrebbero vedermi morto. E l'uccellino gridò all'uomo: il tuo pane sarebbe saporito, solo se tu non ci fossi. Le tue favole, ma ne scrivi ancora? Leggi. Un uomo generoso regolarmente per lunghi anni aveva regalato del pane agli uccelletti e viveva sicuro che l'animo loro fosse pieno di riconoscenza per lui. Non sapeva guardare costui, altrimenti si sarebbe accorto che gli uccelletti lo consideravano un imbecille. Cui per tanti anni avevano saputo rubare il pane senza che a lui fosse riuscito di catturare neppure uno di loro. Che te ne pare? No, no, voglio un giudizio sincero. Lo sai che mi piace discutere con te tutto quello che scrivi. Insomma, è carina. Carina? No, no, Mario, è una bella favola. È bellissima, bellissima, figurati. È un po' così. Ma cosa significa un po' così? Un po' triste, forse. A me, Mario, piaceva tanto quell'altra, quella, sai, di quel gigante, ti ricordi? Che era in quella palude e che doveva combattere contro quell'orda di animali piccolissimi. Ma lui era tanto pesante che sprofonda nel fango. Ma che sei matto? Attento a non parlarne a nessuno. E con chi potrei parlarne, Mario, se non parlo con te? Ma sai, il gigante, la Germania,